Come faccio ad essere sicuro che il bambino sta ottenendo tutti i nutrienti e le calorie necessarie? Semplice. Segui questa regola dei 5 gruppi di alimenti. Il primo, la frutta e verdura. Ogni giorno il bambino deve mangiare almeno 5 porzioni grandi quanto il suo pugno al giorno di verdura e frutta. Per i piccini deve essere sbucciata, cucinata e sminuzzata. Offriamoli diversi colori di questi alimenti variando tra rosso, arancione, giallo, bianco, verde e viola. Secondo gruppo, i cereali. Devono essere presenti ad ogni pasto perché sono la principale fonte energetica del nostro corpo. Siate sicuri di variare, non esiste solo la pasta. Ricordiamoci del farro, riso, miglio, kamut, quinoa, orzo, segale, avena e amaranto. Proponete tutti, ma a turno. Nel caso dei bimbi maggiori di un anno, possiamo già offrire cereali integrali. Le patate e le patate dolci le possiamo includere in questo gruppo perché sono ricchi di carboidrati. Il terzo gruppo, i legumi e derivati. In questo gruppo sono inclusi tutti i tipi di fagioli, fave, ceci, lenticchie e soia. Contengono aminoacidi che, abbinati ai cereali, forniscono proteine di ottima qualità nutrizionale. Si possono utilizzare anche i prodotti derivati, come la farina di ceci, il tofu e yogurt di soia. Il quarto gruppo sono i semi oleosi, noci, mandorle, pinoli, anacardi, nocciole, arachidi, noci del Brasile, semi di zucca, lino, girasole, sesamo e semi di chia. Questo gruppo è molto importante perché fornisce proteine e tantissimi minerali come calcio. Attenzione, non esagerare perché contengono tante fibre che possono essere lassative per il bimbo. Una manciatina del bambino al giorno è sufficiente. Questi alimenti vanno introdotti al 7° mese di vita del bambino, sempre se non ci siano in famiglia casi di allergia ai semi oleosi. Altrimenti si deve aspettare per incorporarli nell'alimentazione fino ai 3 anni di età. Gli elementi più importanti che forniscono questi semi sono la vitamina E e i grassi insaturi. Ci sono due acidi grassi essenziali, l'omega 6 e l'omega 3. Abbiamo bisogno di entrambi. L'omega 6 si trova nei semi oleosi e l'omega 3 nelle alghe, semi di lino e nei semi di chia soprattutto. Se aggiungiamo una piccola quantità di semi oleosi tutti i giorni, siamo sicuri di dare al bimbo queste due acidi grassi essenziali. Come fare? Macinare diversi semi e mischiarne un cucchiaino al pasto il cibo proposto. L'olio più importante nella dieta è quello extravergine di oliva spremuto a freddo perché fornisce grassi monoinsaturi. Questi acidi grassi devono avere il ruolo predominante nell'alimentazione. Perciò, sia a pranzo che cena, condire le pietanze con un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Il quinto gruppo è formato da alimenti ricchi di calcio. In questo gruppo possiamo trovare le bevande vegetali fortificate di soia, mandorla e riso. Anche il tofu, fichi secchi e l'acqua minerale ricca di calcio, come ferrarelle, San Gemini, Lette, Fonte Margherita e San Pellegrino. Riassumiamo, controllare che tutti i giorni ci siano alimenti di questi 5 gruppi presenti nella dieta del bambino. Così ci assicuriamo che abbia tutti i nutrienti indispensabili.